Buon day, io sono Barbuto, ma non ho la barba. Oggi c'è una bellissima giornata ed è una bellissima giornata perché è San Valentino e sto preparando una sorpresa, anzi due, per Bea. Oggi sul tardo pomeriggio la porterò in un locale davvero particolare e speciale, dove praticamente si può fare aperitivo, si può bere un caffè, è un bar. Però a differenza di tutti gli altri bar ci sono i gatti in giro per il locale. So che è stranissimo, ma ve lo giuro che è così. Quindi ho deciso di portarla lì e dopodiché le darò un regalo. Vi dico solo che faremo un'adozione insieme, quindi sarà una sorpresa sia per voi che per lei. E mi raccomando, guardatevi tutto il video perché ne vale la pena. Ora la vado a prendere e poi andremo in questo locale. Non ci sono mai stato neanche io, ho visto solo delle foto su internet. Penso che sia una cosa assurda e sarà ancora più assurdo il regalo che le farò. Facciamo un'adozione. Allora, ho portato Bea in questo posto, in questo bar, a fare aperitivo. Ci sono tipo i gatti, un posto molto particolare. E Bea mi fa: ma mi hai portato qui perché vuoi regalarmi un gatto? E quindi non vuoi regalare un gatto? No. Potevi regalarmi uno comunque, cioè. Adesso li prendiamo tutti, li rubiamo. No, uno solo, lo teniamo da te. Ah sì sì. Bea, io voglio il gatto ma lo tieni a casa tua. Certo. Posto che è assurdo, ci sono i gatti che vanno ovunque, ci sono le cucce, c'è Bea che li chiama. Voglio uno. Emozionata, emozionata Bea. Io c'ho un sacco di gattini. Ti fanno i loro giretti. Guarda che bello. Questo è l'aperitivo più strano che io abbia mai fatto. Più bello di aperitivo. Il più bello e più strano. Ci sono i gatti letteralmente in giro per il bar. Cosa, è bellissimo. Cosa si è infilato nel mobile? Cosa? Si è appena infilato nel... Quel gatto si è appena infilato nel mobile. Non riesce più adesso, rimane lì. Ci hanno portato il tagliere ed è a forma di gatto. Ok, siamo appena usciti da questo posto fantastico dove ci sono i gattini in giro per il bar. E adesso si va a casa che devo darle il regalino. Ti è piaciuto, amore? Ho un'altra sorpresa per te, un regalino. Cos'è questo? Tanto speciale, ok? Anziché farti un regalino classico che si fa a San Valentino, che qualsiasi persona potrebbe farti, tipo cioccolatini, rose, queste robe qua. Che comunque sono un pensiero. Che sono un pensiero. Originale, chiamiamolo originale. Alla Barbuto. Alla Barbuto. Perfetto. Praticamente sono andato su Tridom, sai cos'è? No. Ok, Tridom è l'unico sito dove tu puoi adottare. Cosa? Aspetta. Degli alberi. Ah, ok. Puoi adottare degli alberi a distanza. Nel senso che tu puoi acquistare un pacchetto che l'hanno fatto proprio per San Valentino, io te lo sto regalando per San Valentino, dove praticamente si adottano degli alberi a distanza. Cioè, questo cosa vuol dire? Che io avrò un albero, tu avrai un altro albero, però è una coppia di alberi, quindi la sceglieremo insieme. Che figata! Sì. Una coppia di alberi. Sì. Dove praticamente, amore, ci inviano le foto. Ci saranno proprio dei contadini che si occuperanno di questi alberi per noi. Ma che bella cosa! Perché ho pensato a questo? Perché tu sei... Sono barbuto. Perché sono barbuto. Però nell'ultimo periodo ci sono stati un sacco di incendi, no? Che hanno colpito le foreste. Io sono una persona molto sensibile su queste cose. E quindi ho pensato che facendo una roba del genere e condividendola anche su YouTube possiamo dare una mano, perché noi pianteremo due alberi, ok? Quindi uno finanziamo dei contadini e quindi gli daremo una mano perché avranno un il lavoro. E seconda cosa, due alberi. Due alberi, okay. Bellissimo. Lo so. Sei fiero di questo? Sì, sono molto fiero, ti piace? Sì, un sacco. Grazie. Ora tocca scegliere l'albero. Ah, perché si può scegliere? Sì. Sì, noi sceglieremo l'albero, sceglieremo tutto. Vi lascio anche un codice, così se volete fare anche voi questo pensiero a vostra mamma, a vostra sorella, alla vostra migliore amica, al vostro migliore amico o al vostro fidanzato, alla vostra fidanzata, c'è un codice sconto del 15% e potete anche voi adottare una coppia di alberi. Quale albero vuoi regalare? Abbiamo il limone o la papaya? Opterei per... Ma aspetta, ma io scelgo per te, tu scegli no, per no, me? No, è una coppia. Cioè, ognuno si sceglie il proprio. Vedi, quale albero vuoi regalare?
Nel senso che io scelgo quale regalarti, però uno è mio e uno è tuo. Dai, papaya. Papaya. Scegli come consegnare il tuo regalo, invia su WhatsApp e o c'è anche un biglietto, sì. Scegli un biglietto di auguri, stampalo e consegna la mano. Dai un nome a questo albero. Pepito. Sì, lo so per dire io. Scrivi un messaggio sull'albero. Sì, scrivi un messaggio. Quindi 14.02. Quindi abbiamo due alberi in Kenya. Non c'è, qua c'è la mappetta, vedi? Non ci resta che andare in Kenya a trovarli. Andiamo. Quando crescono magari. Ancora nel vivaio. Quindi ora ti dice che è ancora nel vivaio, allora, nostro. Ancora... Quindi ora abbiamo piantato i nostri alberi, sono qua in Kenya, sono ancora nel vivaio, dobbiamo aspettare che crescano. Ma che bello! Vi terremo aggiornati sulla nostra coppia di alberi. E se vedrete mai un video in Kenya, perché siamo andati a trovare gli alberi. Perché cioè è un'idea fica. È una cosa bellissima. Cioè che a nessuno viene in mente, no? Oggi abbiamo fatto un sacco di cose particolari. Siamo andati in un bar di gatti e gli ho regalato una coppia di alberi. È vero, un po' strano. Quindi prendete spunto magari se non avete idee per quest'anno. Anche se avete idee. Prendete spunto, fatelo. Fa bene a voi perché vi farà star meglio. Cioè comunque io mi sento soddisfatto. Mi sento davvero una persona buona. Poi fa bene al pianeta. Mi raccomando, vi lascio il codice sconto, vi lascio il link per il sito. Ciao.